Ragazzi, bentornati in questo nuovo video con Martin700 che vi parla. Oggi siamo tornati su Stardew Valley. Finalmente ragazzi, è estate. Come sentite dalla musica adesso, questo gioco veramente mi piace un casino ed è molto rilassante. È arrivata l'estate, quindi è cambiata anche la musica, come vi ho già detto. Finalmente sono riuscito a fare il silos. Qui, allora, riempiamo la ciotola a Snotly e andiamo a comprare il pollaio. Finalmente ragazzi, come vedete qui, dai miei soldi e dai miei materiali, perché ho i materiali giusti per comprare un pollaio, finalmente ne sono molto felice. E sono arrivato ieri, intendo nel gioco, a livello 10 in miniera, e dopo vi farò vedere. Ho trovato, a parte questi, i leather boots, ho trovato anche un elmo, solo che non me lo fa indossare perché vuole prima vedere, cioè non so come mai mi ha detto che prima devo chiedere a Gunther. Allora, io voglio farvi vedere anche una cosa qui in Pelican Town che sono riuscito a sbloccare: questa fish tank. L'ho sbloccata perché qui sono riuscito a metterci tutti i frutti e i fiori della primavera. Come vedete, questo è sbloccato, cioè no, questo era della primavera e questo era dell'estate, perché ho sbloccato anche questo. Ora mi ha sbloccato, allora qui mi sembra niente, me ne ha sbloccato uno qua dove... allora, Summer, devo portargli l'hot pepper, che sarebbe il peperoncino, il melone, blueberry, che sarebbero le bacche, e i pomodori. E quindi non è, dobbiamo iniziare subito a coltivare per completare anche quella quest. Qui invece, come vi ho già detto, ci sono i pesci, lake fish bundle, queste sono del lago perché delle stagioni sono sempre uguali. Qui oceano speciality. Ah, questi sono ex, credo extra, però non ne sono sicuro. Qui nessuno e qui l'ultimo. E ogni volta che sblocchiamo una tavola ci sono gli slime che quando arriviamo ci salutano, boh. E allora, qui sono i minerali. Qui le barre, la barra di copper, di ferro e di oro. E qui ci sono gli slime e queste sono, credo, impossibili da trovare. Solar e essence e void essence, raga. Ci metteremo una vita. Poi non so manco dove si trovino, quindi... Se non si trovano tipo al centro della terra, devo arrivare a livello 100, devo arrivare. Allora, abbiamo, andiamo da, come ho già detto, dalla carpentiera, ok. Ciao anche a te. No, non voglio regalargli un pezzo di pietra, aspetta, ok. Così, almeno, ok. Construct farm buildings, cop, perché la cop sei tu. La costruiamo, io direi... vicino al silos. Qui va bene. E vedo tutti i soldi che se ne vanno via. Bruttissimo. Ok. Domani inizia a costruire la COP. Quindi ragazzi, io stoppo la registrazione perché non so cosa farvi vedere. Oltre a livello 10 in miniera non ha senso, perché comunque dobbiamo... O ci buttiamo via due giorni di... un giorno di estate. No, aspettate. Oppure, veramente, devo stoppare la registrazione e intanto prendo... E il prossimo obiettivo sarà quello di farsi un nuovo piccone e una nuova spada, direi. E poi...
il successivo. Oddio, che brutto rumore. Cioè, vabbè, mi dà l'impressione di avere una zanzara vicino, ragazzi. Veramente è terribile questo rumore. Ok, ragazzi, sono tornato e sta qui ancora qua. No, vabbè, raga, non è possibile, dai. Cioè, io do da bere alle piante e poi basta. Poi dormo, preferisco saltare un giorno d'estate. Cioè, raga, ci mette troppo a costruire un pollaio. Ok. Lo so che è un po' noioso, ragazzi, annaffiare le piante, però... Cioè, i semi, più che altro. Questi non so se sono appassiti, però, vabbè. Io ce la do comunque l'acqua. Finito l'acqua per 3 semi, devo andarla a prendere, vabbè. Ok, andiamo a dormire, raga. Poi, aspettate. Chiudo il camino che non ha senso adesso, che... Non ha senso adesso, ok. Probabilmente avrà finito, ok. Sì. Ah, ok, non credevo che ci fosse questa missione. Va bene comunque. Ok, abbiamo finalmente un pollaio. Dobbiamo innanzitutto metterci il... dovrebbe essere grano probabilmente. Lei, che sia il grano per le galline che prossimamente arriveranno, raga. Ora... voglio andare a vedere se quanto costa solo un pulcino, perché non vi danno subito la gallina. Volevi, cioè, proprio ti danno solo il pulcino. E quindi voglio andare a vedere quanto costa. Ok, raga, andiamo da Marlene, mi sembra, come cacchio si chiama quella lì. Tanto non so come mai un po' lagga, vabbè, oh raga. Ok. Ah, ok, apre alle 9 di mattina. Bene, dobbiamo pure aspettare. Che bello, eh? Aspettare le 9 di mattina che sta qua arrivi. Cioè, proprio... Io mi alzo alle 6 e alle 8 meno 10. No, sì, magari alle 8 meno 10. Mi alzo alle 7 meno 10. Sta qui, si alza alle 9. Vabbè. Intanto qui vi volevo far vedere. Ah no, devo andare giù, no. Forse no. No, niente. Niente, raga, vi volevo far vedere che... Forse il filmato ve l'avevo fatto vedere, ma non... adesso non ricordo. Della fogna, ok. Sta qui, non si è ancora svegliata. Ce la faremo, ragazzi? Allora, vediamo se adesso è entrata, che sono le 10. Aspetta, ok, le 10. Niente, non c'è ancora. Ah, è arrivata. Non va a lavorare, manco.
Vabbè, raga, cioè no. Dove va? Vabbè, ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Lo so che non abbiamo fatto tantissime cose. Spero che vi sia piaciuto comunque. Spolliciate, commentate, iscrivetevi. Bella!